Forza, insieme! Sì, ma non vomitare, eh? Mi sa che l'abbiamo rotto! Ok, da adesso dobbiamo davvero stare attenti. Vi è mai capitato di tornare a casa dopo un bel viaggio e dirvi: che posto incredibile, andrei a viverci oggi stesso? Ma se ci pensate bene, non li avete mica visti tutti. Io sono Maurizio Merluzzo e vi invito a seguirmi in giro per il mondo per scoprire insieme qual è il posto perfetto. Prima tappa, Portogallo. Le immagini che vedrete in questa serie sono state girate a fine 2019, prima che il mondo venisse stravolto dalla pandemia globale. Come tutti voi, speriamo di poter tornare a viaggiare e a vivere come prima al più presto. Nel frattempo... Nel primo episodio abbiamo assaporato quello che il Portogallo ha da offrire a tavola. Si bomba, ragazzi. Ma dopo una bella mangiata arriva il momento di divertirsi. Venite con me a scoprire cosa ci riserva la notte di Lisbona. E adesso che si fa adesso? Stiamo facendo un piano. Si beve. Ci rimane soltanto circa 1 ora e 18 minuti di dissolutezza. Penso ci siano dei bar aperti fino alle 3. A Bairro Alto? Stanotte, a Bairro Alto. Allora andiamo lì, beviamo tutto quello che possiamo fino a quando chiudono. Fermi un attimo, come in ogni storia che si rispetti non è andato tutto liscio. E prima di poterci divertire dovevamo risolvere un bel problema. Ma per raccontarvi cos'è successo dobbiamo fare un piccolo passo indietro e tornare a qualche ora fa. Più birra. Sa come che os turistas adoram... Os turistas adoram filmar tudo. I turisti vogliono sempre riprendere tutto. Tu e la tua camera e dai, levati di dosso. Sto comprando le birre, non vedi? Sono uno del fitness. Non posso bere. Tutti mi smerdano su sta cosa. Dovunque vado mi fanno: oh, Salgueiro, non puoi mangiare quello. E io gli faccio: sì. Mi succede lo stesso. Sì, che ridere. Esattamente come da noi, anche in Portogallo una serata come si deve inizia con un aperitivo. Adoro questo posto. Prima di andare in giro di solito ci fermiamo qui. Non in questo specifico, ma ci sono un paio di chioschi. Questo si chiama Príncipe Real. Il Príncipe Reale, forse è per questo amo venire qui. Il Príncipe Reale in italiano. Esattamente. Sì. Ci sono un sacco di posti qua. Laggiù c'è Jamie's Italian. Hanno aperto un sacco di ristoranti nuovi qua intorno. Ci sono anche un paio di bar e siamo a metà strada tra Rato, che è una delle piazze principali qui a Lisbona, e Bairro Alto, che è dove andiamo dopo. Ok. Quindi dopo andiamo a cena a Rato e poi andremo a Bairro Alto, dove avremo... È tipo un interrail di bar. Mi piace pensare a Bairro Alto così. Puoi andare a Bairro Alto tutti i giorni e trovare qualcosa di nuovo ogni giorno a Bairro Alto. Sì, puoi avere ogni tipo di nuove esperienze. Un bar al giorno? Un bar al giorno, sì. Sembrano tavole calde, altri sembrano super fighi e stilosi. E sono a tema. Tipo stile latino, cubano, spagnolo. Alcuni sono wine bar, altri stile jazz. Un po' più stile jazz, anche se, come dicevo, penso che manchi solo la musica live nel jazz bar di Lisbona. Va bene. Almeno in quelli che conosco. Dopo 4 chiacchiere e qualche buona birra, Bruno ci accompagna con la sua auto verso il ristorante. Ma c'è qualcosa che non va. È solo la prima. Prima e seconda? Sì. Prima e seconda. Se la lascio andare, si va. Sì. Gesù Cristo. Cosa? No. Non entra la retro. Stai calmo, Bruno. Sembra un problema al cambio e non c'è niente da fare. Abbandoniamo l'auto nel primo parcheggio libero sulla strada e ce la facciamo a piedi. L'unica speranza è attendere l'arrivo di un amico di Bruno che a quanto pare è un mago della meccanica. Sei qui per sistemare la macchina di Bruno? Sì. Ecco Francisco Martins. Anche lui è uno stuntman, esperto di auto, quello che nel gergo è chiamato uno stunt precision driver, nonché mago del drifting. Basterà la sua esperienza a far ripartire la macchina di Bruno? Driftaci verso i bar. Sembra che abbiamo un piano. Ok, bello, mi piace.
Allora, signori, seguitemi. State per entrare in un posto storico molto famoso di Lisbona. Si chiama Bairro Alto, che letteralmente... Bairro Alto? Sì, Bairro Alto, che tradotto letteralmente sarebbe il quartiere in alto. A quanto pare è una zona più in alto, quindi immagino che la pioggia non si accumulasse. Quindi la cosa bella qui è che ci sono un sacco di bar in un'area molto ristretta. Praticamente c'è un bar ad ogni angolo di strada e... E immagino un sacco di tavoli, un sacco di gente. Oh, sì, sì. Sì, mi piace. Andiamo, seguitemi, ragazzi. Vedi quei ragazzi laggiù? Quello che stai vedendo è l'iniziazione alla vita universitaria. Sono tipo le confraternite, per così dire. Hai presente? Però alla maniera portoghese. Questi ragazzi in questo momento stanno giurando fedeltà alla loro confraternita. Per essere accettati? Per essere accettati, sì. Quindi ci sono tutta una serie di prove e giochi dove praticamente vieni umiliato e ti fanno fare un sacco di cose stupide e altra roba. Quindi sì, è una cosa grossa in Portogallo. Quando vedete i ragazzi con i mantelli rossi che sembrano Batman, loro praticamente... Vengono da Hogwarts. Sì, giusto. Sembrano usciti dall'universo di Harry Potter. Se chiedi il parere di Bruno, lui li odia e li prende in giro, per lui sono tutti nerd. Io li vedo come, sai, una tribù, è una cosa tribale, quindi hai presente, sì. Sì, tipico. In effetti, non è la prima volta che li vedo in giro per strada. Avevano già attirato la mia attenzione qualche giorno prima nel centro di Porto. In questa piazza, in questo momento, c'è un rito di iniziazione universitario, ovvero le matricole del nuovo anno, che sono quelli vestiti normale, mentre ci sono questi coi mantelli che vengono chiamati Batman, sono quelli del quarto quinto anno, i senior, i più adulti. E per settimane si va avanti in una sorta di, come dire, rito, dove i più giovani, le matricole, devono affrontare determinate prove proprio come rito di iniziazione per l'università. Scusa, parlate inglese? Sì. Che sta succedendo? È una cosa che si chiama prash. Prash? Esatto, prash. Noi riuniamo le matricole con quelli del secondo anno, del terzo e del quinto. E facciamo dei giochi. Ci sono delle regole importanti proprie del prash. Ci sono diverse università, cioè ci sono un sacco di indirizzi, tipo io faccio infermeria, loro sono alla magistrale. Ma siamo tutti insieme all'Accademia di Porto. Quindi tutti i ragazzi qua sono dell'Accademia di Porto, giusto? Sì. Sì. Qui ci sono varie università in varie zone. Molto divertente. È divertente. Quando siamo arrivati da lì sentivamo cantare, tipo cori e canzoni. Sì, perché ogni università ha i propri canti. E cantano cose tipo, noi siamo i migliori. E poi le altre università, no, noi siamo i migliori, non voi. E fanno a gara chi canta più forte, hai presente? Solo per vedere chi è il più forte. Come questo? Sì, sì, come questo. Ma facciamo conto che abbiamo vinto tutti, perché siamo tutti dell'Accademia di Porto. Wow, figo, molto figo. È così. Grazie, grazie ragazzi. Nessun Prego. Problema. Ma figurati. Passate un buon prash. Grazie. Grazie, ciao. Venite con me. Prozis è il mio sponsor, che come dico sempre si occupa di integrazione, alimentazione sportiva, cibo. E qui siamo alla sede principale, alla fabbrica di Prozis in Portogallo. Pensate che dietro di me è pieno di burri d'arachidi e io sto per impazzire, ne ho visti un milione oggi e non so come ho fatto a non infilarmici dentro tipo piscina, tipo zio Paperone. Ho anche seguito tutto il procedimento della fabbrica, ho visto come vengono spediti gli ordini, come vengono selezionati, vengono prodotte 25 tonnellate di ordini al giorno. Tra l'altro abbiamo visto come vengono creati i prodotti e la qualità testata e certificata della materia prima con cui vengono creati appunto gli integratori alimentari. Andando su prozis.com, che è il sito che si occupa della gestione di questo infinito store, utilizzando il codice MERLUZ10 avrete il 10% di sconto. Uno mi ha taggato in una storia e mi ha detto, Maurizio, ho speso col tuo codice sconto e mi è arrivato praticamente un altro ordine in più in omaggio. Funziona così, ragazzi. Bomba. Questo è Prozis. Non bevi la ginja? Oh, la ginja! Non penso si trovi qui. Comunque è un liquore molto comune da noi.
Praticamente è un liquore e solitamente lo servono in un bicchierino da shot che è fatto di cioccolato. Quindi lo bevi e poi ti mangi il cioccolato. Esatto, sì, sì. Quindi è un'esperienza completa, sì. Wow, lo adoro. Qui non ce l'hanno la ginja. No, ma ci sono dei bar qui in questo quartiere che servono solo ginja. Te l'avevo detto che ce l'avrebbe fatta. È il migliore. Te l'avevo detto. La mia macchina l'ho riparata. No, non io. Francesco, sì. Ha solo messo la mano dentro sotto il cofano. Ha messo la mano dentro e c'era questo cosettino che ha solo collegato e mi ha fatto: vedi? Questo è il cosetto, devi collegarlo per farlo andare. Vedi quanto ne so di auto. Praticamente hai imparato. Sai come si ripara? Sì, macchine italiane. No, no. Prossima volta compra una Ferrari. Compro una Ferrari, certo. Se fai così, vuol dire mangiare. Cosa vuoi mangiare? Può anche essere in qualche modo offensivo. Può anche significare fottiti o no. No, è come... No, è soltanto cosa vuoi. Se per esempio siamo in un bar e ti urto e faccio tipo: uè, che cosa vuoi? Vengo considerato aggressivo? No. Ah, ok. È solo... Perché all'estero, secondo gli stranieri, fuori dall'Italia, noi diciamo qualunque cosa in questo modo. Ed è un'impresa fargli capire che significa solo che vuoi. Che stai a dire? Ma che c'è? Certo, indubbiamente noi gesticoliamo tanto, ma non è sempre questo il gesto. Ma che vuoi? Ovviamente quando si esce con gli amici c'è uno specifico argomento che non può mai essere tralasciato. Come sono le ragazze qui? Adoro le donne portoghesi, quindi sono di parte. Un po' rigide a livello di... Sono un po' più rigide. Che va anche bene. Ho viaggiato abbastanza in Europa. Non sono mai stato in Italia, ma conoscere gente in Spagna, in Inghilterra o in America è molto più facile che conoscere donne portoghesi. Le portoghesi sono decisamente più rigide. Sono più chiuse? Sì, sono un po' più riservate. Hai bisogno di rompere più il ghiaccio per conquistarle. È più difficile. Buono, buono. Andiamo. Prendiamo un drink. Sono i miei amici italiani. Trattali bene. Guarda qui. Chi è? Un pezzo d'uomo. Un bel pasticcino. Non lo so, chi è? non lo so. Sono innamorato di lui, lo amo. Il mio amico qui ci servirà l'arancia angolana. L'arancia angolana. Wow. Non svelerò nulla, devi solo provarlo. È uno shot, un bello shot. Com'è che è? Sta forte o sta... Sta forte? Oggi è forte? Ha detto è buono, non preoccuparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Arancia angolana. Angolian. Godetevi la piccantezza. Piccantezza? No, sta scherzando. Forza, 3, 2, 1. Era una sorpresa. One shot, one kill. Oh. Piccante. Sì, è piccante. Brucia! Oh, cazzo! Mi sa che l'abbiamo rotto. Sciottino, niente male. Se vi state chiedendo quanto bruci, è l'esperienza che conta, non il danno irreparabile ai vostri tessuti interni. Quindi, hai provato il wasabi? Il vero wasabi in Giappone? Diceva: oh, wasabi, no. Ora sono forte, sì. Questo è veramente... Questo è sicuro, fidati. Questo è sicuro. Forza, insieme! Sani e salvi. Vorrei suggerire a tutti di ordinare dei cazzo di drink normali, possibilmente non piccanti. Picchetta! Il secondo film nel quale mi piacerebbe essere protagonista sarebbe Police Story. Jackie Chan. No. È fuori discussione, non sei Jackie o Bruce Lee, avanti, cazzo. Altrimenti avrei detto Bruce Lee, ovviamente, ma sono degli dei. No, seguiamo le cazzo di regole del gioco. Non puoi essere né Bruce Lee né Jackie Chan. Ti concedo Jet Li in La vendetta della maschera nera. Di che cazzo parli? No, Jet Li in Romeo deve morire. Ok, sì. Romeo, puoi morire in quello se vuoi. Puoi fare Alaya in Romeo deve morire. Il mio terzo film, Butkus, il cane di Rocky. Oh mio Dio. Il cane di Rocky. Il cane Rocky. Di Sylvester Stallone. Butkus. Butkus è un personaggio. Sì. Ok, ci sta. Aggiungerei un altro gioco. Allora. Sì, voglio un altro drink. Ok, è l'ultimo gioco. Cioè, ognuno di voi dirà una citazione di un film che vi piace. Pensateci bene.
mentre gli altri dovranno indovinare da quale film deriva quella citazione. Troppo difficile, dai. Non penso che sia così difficile. Vuoi dirlo in italiano? No, dai. Ma tipo... Porca miseria. Mi ricordo la citazione, ma non mi ricordo il film. Beh, per iniziare, penso... Non so se è parola per parola, ma la citazione dovrebbe essere... Quanto sai di te stesso se non ti sei mai battuto? Fight Club. Ah, questo stronzo ne sa. È un gran bel film. È un gran bel film. Grande, ti odio. Questo è arrivato con lo scooter, con le birre. Ma che cazzo è il Bangladino Just Eat? Grazie. 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 Super Bowl. Hai una prebottiglie? La mia birra preferita. La tua birra preferita? Super Bock. Di sempre. Davvero? Yeah. Sì. Che bugiardo. Che bugiardo. Che burlone. Maurizio. Grazie. Ma meno male che è piccolina, perché sennò io veramente ho un sonno. La mia birra preferita? Super Bock. Solitamente quando si beve un po' troppo, o va tutto in vacca, o ci si ritrova di colpo ad aprirsi come vecchi amici e raccontarsi storie di vita vissuta. Quindi era una birra piccola come questa? Sì, era piccola come questa. Ricordo ancora il rumore che ha fatto. Ricordo che era tipo... che si spaccava e pensavo... Oh merda, ho appena rotto una bottiglia sulla macchina di qualcuno. È stato lì che ho pensato... Ok, forse ho un po' esagerato. Ho iniziato a scappare pensando ho fatto una cazzata. Non avevo paura di... lo so, forse me la sto tirando perché sono ubriaco e sono con degli amici che possono... Sì, te la stai tirando un sacco. Me la sto un po' tirando, ma il fatto è che onestamente, se fosse stato uno contro uno, sapevo di poterlo annientare. Ma in due contro uno non esistono miracoli, è ciò che è. Questa storia mi fa incazzare, perché eravamo lì. Mi fa incazzare perché potevo aiutare mio fratello. No, li ho ammazzati tutti. Non è li vero. Li ho ammazzati tutti, amico. C'è un'altra storia con questo qui, una storia di risse, e lui è stato il migliore, quando hanno sputato nel drink del tuo amico. È successo esattamente lì. Sono fermo laggiù, tipo dove stanno quelle moto. E sentivo un po' di casino. Ero ancora single al tempo e i miei amici erano tutti con le loro ragazze. Quindi stavamo tutti divertendoci, ma non in un modo minaccioso. Stavamo soltanto andando alla discoteca, perché se vai fino laggiù arrivi alle discoteche, praticamente. Ci sono molte discoteche da quelle parti. E noi, nel preciso istante in cui giro l'angolo, vedo il mio amico con tipo, non lo so, 6 o 7 tizi che si avvicinano a lui dicendo: oh, vuoi fare a botte? Vuoi fare a botte? Perché l'hai fatto? Il mio amico stava con una birra in mano e stava camminando. E uno dei ragazzi ha fatto finta di scatarrare. Di sputare nella sua birra. Era tipo... E il mio amico di riflesso ha fatto questo. Tipo, oh, che cazzo fai? E in un attimo 7-8 tizi fanno: oh, che cazzo. Sai, questi ragazzi erano teppisti, sì. Delinquenti. E appena li ho visti, ho passato questo angolo di strada e ho fatto guardandoli: oh, fermi un attimo. Il mio amico non era uno tosto, quindi sapevo che li avrebbe presi da tutti. Quindi ero tipo: no, calmi ragazzi, calmi tutti. Ragazzi, lo sapete, non l'ha fatto apposta. Nemmeno sapevo cosa avesse fatto. Sì, ma volevano fare a botte. Non l'ha fatto apposta. Così me lo sono tirato vicino a me, tipo: va bene, io posso prendermi un pugno. Va bene, ragazzi, dai. E loro erano tipo: ah, sì, difendi il tuo amico. Sì, ragazzi, dai. E avevo una birra in mano. E il tizio: ah sì, sei un duro. E io ero tipo: oh, dai ragazzi, andiamo. Siamo qui, loro stanno con le fidanzate, siamo qui con gli amici, vogliamo solo andare a ballare. Dai ragazzi, qualsiasi cosa abbia fatto il mio amico non l'ha fatto apposta, dai su, piantatela. E lui mi fa: è la tua birra? Dammi la birra. Io gli faccio: dai, per favore, non fare cazzate. Dammi la birra. E io: vuoi un sorso? Dammi la tua birra del cazzo. Va bene, tieni la birra. E lui mi fa questo, prende la birra e fa: fottiti. Io ero tipo: andiamo. Mi giro e vedo i miei amici. Voglio dire, non voglio sminuirli o niente di che, ma non erano, lo sai, non erano combattenti. I ragazzi stavano lì, tipo così, con le fidanzate. E io penso: va bene, invece di finire tutti quanti, lo sai, a prendersi coltellate o altro. Non sapevo cosa avessero quelli, erano dei teppistelli di queste parti. La cosa migliore che potesse succedere ero io con una birra versata addosso. Se ne sono andati quelli e io faccio: va bene, fanculo, cazzo, va tutto bene. Nessuno mi ha picchiato, mi hanno solo versato la birra, va bene così. 20 minuti dopo sono in discoteca, nel bagno, e sono ancora veramente... Sai, li volevo spaccare di mazzate, cazzo.
Perché sono una fichetta! E quindi vado a uno di quegli asciugatori in discoteca, quelli nel bagno, e faccio: ok, mi asciugo i capelli. Ah, mi ero tolto la maglietta, perché era piena di birra. Quindi mentre mi asciugo senza maglietta, ogni tizio che entra nel bagno fa: perché c'è un tipo nudo qua? E io faccio testa di... volevo davvero spaccare la faccia a qualcuno, cazzo. Asciugo i vestiti, asciugo i capelli, va bene così, va bene così. Quindi se potessi tornare indietro e cambiare qualcosa, cosa cambieresti? Niente, davvero non sapevo se avessero qualche arma. Ma cosa sarebbe successo se avessi steso qualcuno di loro? Quando c'è un gruppo di delinquenti, uno di loro può fare così, tipo con un coltello. E voglio dire, capita, conosciamo un ragazzo che è morto così. Ed era un tipo tosto, sapeva combattere. Ma è morto così. Sì. È stato pa pa pa. Se hanno un coltello puoi tipo essere tipo un, due, tre. Chi così vuoi. Ed è fatta. È fatta. Dico io, ci sono le donne, stiamo cercando di divertirci. Io dico ok. La mia idea era di affrontarli, io mettermi in mezzo con loro e non far finire le ragazze e gli altri miei amici in una rissa. Quindi non sapevo nemmeno cosa stesse succedendo, ero tipo, fanculo. Secondo me la morale della storia è di far sgonfiare la situazione il più possibile, specialmente quando c'è gente che non vuole essere coinvolta. C'è sempre tipo una situazione 3 contro 1 o 4 contro 1, tipo non disturberebbero 5 tizi. Andrebbero sempre da una persona sola. Esatto. Perché si sentono più forti. Sono stato rapinato 11 volte. 11 volte? 11? 11. Sì. E le hai pure contate? Cosa? Ma cos'è? Avevi scritto in fronte rapinami? Sì, i miei amici mi prendevano in giro così. 11 volte. Gesù! Dio mio, ti abbraccio. Già, ti meriti un abbraccio. Sì, hai bisogno di amore, amico. Ti serve un abbraccio. Hai bisogno di amore, amico. Sì, ma non vomitare, eh? Altrimenti non ti do nessun amore. Sta piangendo, si è emozionato. Si è emozionato. Ti hanno rubato la gioia di vivere. Piange dalla bocca. Te lo stavo raccontando perché non sono mai arrivato allo scontro fisico, mai. Ogni volta che sono stato rapinato ho usato il dialogo per uscirne, cercando di dialogare e mai scappando, perché non mi sono mai sentito tranquillo a scappare. Non lo so, magari... Invece se sei in macchina... Beh, sì. Mi sa che in macchina una volta sono scappato da una situazione di rapina. Stavo guidando una bella macchina, a notte fonda. Mi fermo col rosso e ho notato un tizio che cammina sul marciapiede. E di botto il tizio mi appare al finestrino, bussa sul vetro. E io tipo apro così poco e lui mi fa: dammi una sigaretta. E io non ne ho. Il tizio guarda di qua e guarda di là, si tira sulla maglietta. E io, guarda, metto la prima, chiudo gli occhi e sei parto. Sei partito. Attraversando l'incrocio, tipo... Cazzo. Tipo così. Via. Già. Facciamo che sei da solo a Milano. Ovviamente sei robusto, sai come difenderti. Diciamo però, che sei comunque da solo, sì, e sì. Ci sono tre ragazzi che si avvicinano e dicono... Conosci i tuoi limiti, no? Non farai il supereroe. Dacci i soldi o ti prendi una coltellata. Secondo te, quale sarebbe la reazione più adatta a questa situazione? Non c'è una risposta giusta, voglio solo capire cosa faresti. E qualsiasi sia la risposta, non ti giudico. Sono curioso. Penso che la prima cosa che mi passa per la testa è di dargli esatto. I soldi. Se uso la forza finisce male, ma se gli do i soldi sto cercando di evitare lo scontro. Esatto. Ma se vogliono lo scontro, dopo avermi derubato... Esatto. Devo solo combattere. Esatto. È una negoziazione. Ti chiedono sì. I soldi in cambio di non farti male. Ti do i soldi, certo. Mi lasci stare e... risolto. Proviamo invece a cambiare una variabile. Diciamo che sei con tua moglie, tua figlia, tuo padre. Certo, sì. Qualcuno a cui tieni. Vengono da te e fanno... Vogliamo i soldi e vogliamo... tuo padre. Portiamo via tuo padre. Come reagiresti alla stessa situazione? Sarebbe diverso. Sarebbe diverso. Ovviamente. Ho una grande padronanza dell'italiano. Di sicuro... Ok. Di sicuro proverei a parlargli per farli ragionare. Okay. E tentare di capire. Ok, per esempio, stessa cosa. Ci prendiamo i soldi e poi portiamo via tua sorella. Laggiù, dietro l'angolo, e le facciamo cose brutte. O ti sta bene... o vi facciamo a pezzi entrambi. Quindi, quale sarebbe la tua prima reazione? Nel momento quando lui o loro
pronunciano la parola sorella sono già fracassati nel muro. Non avrebbero l'opportunità di finire la frase. Quindi la mia domanda è: cosa è cambiato? Perché sono le stesse persone che volevano i tuoi soldi e glieli avresti dati, ma adesso reagiresti più aggressivamente. Cosa è cambiato? Perché sei diventato più aggressivo? Ovviamente, se devo proteggere qualcuno, devo fare qualcosa. Già, io impazzirei e ammazzerei chiunque ci provi, qualsiasi cosa accada. Se mi dai la responsabilità di un'altra persona, ed è mia sorella, tutto cambia. Esatto. È corretto se dico: noi come esseri umani teniamo più agli altri che a noi stessi. Sì, certo. E adesso stiamo parlando di mia sorella, la mia famiglia. Esatto. E sono italiano. Sì. La mia famiglia è, come non lo so, il più grande tesoro del mondo. Non è interessante che una minaccia che trovi terrificante in una situazione, se cambi una variabile, certo, ovvio, e aggiungi la variabile della famiglia, dell'amore o altro, allora diventi tutta un'altra... Una bestia. Sì. Penso che diventiamo più aggressivi quando qualcuno parla della nostra famiglia. Non riesco ad immaginare di non poter difendere la famiglia. Non riesco ad immaginare qualcuno che potrebbe dire: ok, tiè, ciao. Bye. Ma quel tipo di persona esiste, forse. Ma non sono io. Ok. Ok, chiudiamola qua. Che sono stanco. Ma che cazzo? Cose che capitano. Cazzo è successo? Mannaggia la miseria. Come siamo finiti a fare questi discorsi non lo so. Quello che so è che è stata una notte indimenticabile e che ho conosciuto delle persone fantastiche. Ma per scegliere un posto dove vivere non basta seguire solo il buon cibo e i divertimenti. Quindi nella prossima puntata cercheremo di parlare anche del mondo del lavoro e della qualità della vita, per capire davvero se il Portogallo è il posto perfetto. Have you seen the Fast and the Furious? This is faster and more furious. See, this is where I do all my thinking, all my work, so I come here every day. Ringrazio Gianluca Iacono, Jacopo Calatroni, Ezio Vivolo, Gabriele Donolato, Federica Simonelli e Giada Sabellico per aver supportato questo progetto ed aver dato la voce ai nostri amici portoghesi. Seguiteli sui loro social che vi metto in descrizione e non perdetevi l'ultima puntata di The Perfect Place.